Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui con il DLC di Dark Souls 3. Allora, io ho fatto un attimo un salto da Andre e ho potenziato questo arco qui che avevo trovato e l'ho portato a più 4, si potenzia con le titanite scintillanti, poi lo proviamo. E in più ho dato uno sguardo qua fuori e ho visto che si è rifatto quel mostro gigante. Era giusto per curiosità, volevo vedere. Allora, adesso qui avevo sbloccato la scorciatoia. Aspetta, cosa c'è? Leggi incisione. Mostra la tua umanità. Qua puzza di online. A meno che non sia un posto dell'1, del 2 o di Demon Souls. Ah, ma vengo risucchiato qua, forse se... non ci sono le umanità. Quello è Dark Souls 1. Allora, ecco, infatti, vedete, si è rifatto quel mostro. Io avevo sbloccato. Laggiù c'è il drago. Ah, vediamo solo un attimo. Per i danni da fuoco, questo come è messo, 65 non è male. Ovviamente questo è il top. 95, 63. Forse questo qua andava bene contro il fuoco. Però ha poca stabilità. Tanto vale che vado con questo. Non mi piace questa parte adesso perché... cioè, è fatta apposta per farti morire. Cioè, si vede. Vai, spero di sbagliarmi. Allora, io direi che quello là... anzi, proviamo invisibilità, magari posso essere osservato. Aspetta, forse... forse se n'è andato? Dov'è finito? Ah, è laggiù. Anzi, lassù. Oh, cacchio. Era come temevo. Bene, qua ci resterò secco parecchie volte, specialmente se devo recuperare quegli oggetti. Allora, facciamo che vado di qua. Via. Che palle. Via, 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 via. O anche se muoio, intanto mi recupero gli oggetti. Aspetta, qua c'è un posto sicuro. Ok. Quel disgraziato è morto. Beh, già che siamo qua, do uno sguardo. Ci sono trappole? Nemici appesi? Scagnozzi nascosti nei vasi in Indocina? Scaglia di titanite. Allora, qui è un punto sicuro, per fortuna. Adesso vediamo se... ok. Questa è la prima tappa. Andiamo, anche se mi ferisco un po', non importa. Sciarpame. Mi sa che qua ci resterò secco. Ok. Non è così terribile come sembrava. Mi sembra che sputa fuoco pure qua. Poi c'era anche una parte lì sotto. Vorrei vedere. Via, 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 via. Vai, vai, non ti fermare. Ah, lì c'è una lucertola. Il mistero si infittisce qua sotto. È una miniera. Questa non è una miniera. È una tomba. Non è così micidiale come negli altri, per fortuna, qui qua. Poi ci è andato vicino. Allora, vediamo un attimo. Qua sopra. Poi c'è... questo sì, è proprio Demon Souls qua.
C'era una parte in cui si scendeva. Oh, aspetta. Ah, ok. Sono invincibile qua. Questo faceva finta. Guarda che fine che hai fatto. Scaglia di titanite. Pensavo ci fosse l'anello. Qua si muore invece. Ok, allora mi tocca esplorare le miniere. Io direi di andare a prendere subito la lucertola. È la prima cosa che mi viene in mente. Probabilmente sarà sbagliato. Ecco, infatti lo sapevo. Ho fatto scattare la trappola. Ecco. Adesso qua mi è invaso un altro. Che questi qua è una palla ammazzarli ogni volta. Invasori. Ci sono pure gli scheletri. Se muoiono per sempre va bene. Comunque pian piano uno li fa fuori. Quindi quella lucertola bisogna prenderla in un altro modo. O bisogna farla cadere. Forse mi fa tornare. Puoi vedere che qui sono le catacombe dell'uno. Non mi stupirebbe. Che un po' sembra quella zona dove si scende. Eccolo là, lo stronzone. Ah, se riesco lo faccio cadere questo. Mi sembra di conoscerlo questo. Vabbè, se combattiamo qua più o meno mi va bene. Vai. Forse non beve questo. Eh no, ah, pensavo che si curasse. Maschera oscurante. Questa è l'altra maschera della strega. Maschera oscurante. Ah, quindi questa sarebbe la maschera della guardiana del fuoco. Io infatti mi ricordavo che... Dicevo, ma quando avevo trovato la sua veste, mi ricordavo di aver pensato che non c'era la maschera. Gemma semplice. Allora, l'invasore l'abbiamo liquidato. Per fortuna era facile. Qua tornerò di sopra. La lucertola potrei anche lasciarla stare, tanto... A parte il fatto che è sparita, dovrei fare esce e rientra. Ah, e qua si ritorna indietro. E qui forse dove sono caduto? No. Quindi... Però non lo so se io sono venuto da qui, eh. Fammi un attimo... Ah, sì. Ok. E di là forse si va avanti pure. Poi ero corso di qua, facendo scattare apposta la trappola. E lì c'è la lucertola, quella stronza. Potrei provare, solo che se faccio esce e rientra, ho paura che si rifaccia questa trappola qui. Potrei provare comunque. Al massimo uso l'arco. Anzi, uso pure invisibilità e la bersaglio con l'arco. Proviamo.
proviamo un po'. No, mi sa che bisogna andare dall'altra parte poi. Adesso starà sparendo. Figurati. Allora, secondo me si va avanti di qua. Perché lì ci andrò alla fine. E invece no. Di qua non si va da nessuna parte. Probabilmente... Ah, forse qua mi posso buttare. Però sono solo tornato dove ero caduto prima. E quindi? A meno che non c'è un modo per passare lì sopra. Però, boh. Anche perché di qua si cade di nuovo. Ah, ed ero... Sì, devo andarci per forza. Però qua sotto non avevo controllato, infatti. E di qua che si dovrebbe andare avanti, invece no. Tutto chiuso. Bene. No, perché sono sicuro che di qua si continua, perché poi la zona finale sarà da queste parti. Perché mi devo sempre ricordare che ho tralasciato una zona vicino alla palude. Oh! Oh, mi ero dimenticato di questo baule. Questo è un mimic, di sicuro. Infatti. Pure un sacco di vita. Oh, cacchio. Non si vede niente. Ok. È andato. Anello dell'occhio malvagio più 3. Io ce l'avevo l'anello normale, quello base, sì. È uguale identico, solo che è più 3. Quindi adesso mi sono un attimo perso, perché io qua mi ero buttato prima. Mi ero buttato di qua e pensavo di andare avanti, invece era chiuso. Ok. Ma perché sotto non credo, a meno che non sia la zona finale, ma si raggiungerà in qualche altro modo. Devo salire. Solo che lì la scala è crollata. Ci sarà un'altra maniera, di sicuro. E anche perché lì ci sono altre scale. Forse ci sono delle scale parallele che mi fanno confondere. Secondo me è così. Ah no, aspetta, aspetta. Ah, ok. Ho trovato la strada giusta. Di là si va avanti. Vediamo solo un attimo di qua. Eh sì, perché io ero tornato indietro di qua e qui c'era... No, che io mi confondo quando è tutto uguale. Comunque, procediamo di qua, tanto è l'unica strada. Lì forse potevo fare la capriola, però non mi fido. Uno. E questo vuole fare il Perry? L'ho giusto io. Te lo do io il Perry. Dunque, vediamo un po' di qua se sbloccherò. Ah, forse sono dove c'era la lucertola. Mi sa di sì. Allora mi conviene fare esce e rientra da qua. Lo faccio subito. Magari da qui dietro.
Allora, il drago è sempre presente. Proviamo a fare così. Ok, sì, va bene, almeno l'ho presa. Adesso sarà un casino tornare di sopra. Proviamo a salire di qua. Ah, ecco. Invece qua sopra sono dove mi ero buttato. Sì, era dove ero prima. Ah, comunque mi chiedo sempre, ma chissà perché hanno depotenziato tanto i guerrieri tank in questo capitolo? Perché nell'uno erano fortissimi. Cioè, se facevi il guerriero tank, eri un guerriero tank. Qui è per finta. Perché l'armatura... tanto vale mettersi... adesso io la... oh, il falò. Tanto vale mettersi una veste leggera. Fossa comune. Faccio ancora un pezzetto. Tanto qua, bene o male, ho visto tutto. Ho preso pure la lucertola. Qua mi sa che esco fuori, però. E qui c'è il drago. Mi sa che c'è il drago. Resta lì. Bene. Sono molto contento. Proviamo a usare invisibilità. Sarebbe pure da mettere l'anello del fuoco. Che forse posso riparare qua. Qua non mi freghi. Tanto se ne andrà adesso. Bastardo, ecco, non si smentiscono mai sti draghi. Voglio almeno provare a ucciderlo. Tanto quello è qui vicino. Merda. Fa le esplosioni galattiche. Una ha di vita questo, altro che. No, ho sbagliato il drago. Si può uccidere sicuramente. Faccio un altro tentativo, poi basta. Ok, proviamo allora magari con le frecce avvelenate. Adesso mi sono messo in veste leggera. Magari sì, posso anche usarla una brace. Ah, fuori è morto qualcuno. Solo che adesso quelle anime non sono tante. Probabilmente le perderò. Vabbè. Allora, un attimo. Che stronzo. Perché li fanno sempre così stronzi i draghi? Aspetta, forse ho trovato il modo. Se mi metto qua... non mi dà il tempo perché sono troppo lento. Poi ci sono queste fiamme che rimangono che danno fastidio.
Tanto non funzionerà l'avvelenamento, sì, sì. Ci vorrà un sacco però per ucciderlo in questo modo. Finirò le risorse, ha troppa vita. Ma se io mi metto qua non è che... Aspetta un attimo, forse ci va un po', ma se io faccio così, quello... Mi sputa il fuoco... Forse ho trovato il modo adesso. Se non cambia strategia lo posso battere. Sapevo che cambiava strategia. Sei incazzato di brutto bro. Dai, rifai come... Rimettiti come eri prima. Ok. Gli ho fatto il colpo magico e sei incazzato. Non dovevo cambiare. O forse perché mi sono avvicinato troppo. Dai, ma si può fare il parry al drago. Ma davvero? E muore così. Se è morto, mi dovrebbe lasciare... Aspetta, prima... Voglio capire. Boh. Intanto recuperiamo queste. Non ho capito se è morto. In linea di massima sì. Però non mi ha lasciato le anime, a meno che... Forse è il prossimo boss. Non so perché ho questo presentimento. Beh, comunque 1-0 per me. Io direi di andare laggiù e poi concludere il video. Così concludiamo in bellezza Scaia di Titanite. Alla fine questa è l'armatura migliore di tutti i giochi, di tutti i Dark Souls. L'armatura del vecchio piromante. Perché comunque sia nell'1 che nel 2 non è niente male. Poi lì, vabbè, le puoi potenziare le armature, qui no. Però a parte questo, anche qua non è niente male questa armatura. Ma di là si continua. Forse qua c'è un falò. Aspettate un attimo, se non c'è un'altra trappola. Ok. Scaglia di Titanite, laggiù c'è qualcosa, però prima controlliamo qua sotto. Forse non c'è niente, però potrebbe esserci un passaggio segreto qua. No, qui no. Magari di qua. Ah, questi sono i cavalieri d'argento. Ah, ecco, qua c'era qualcosa. Cacchio. E questo lo devo uccidere, però.
Ok, via. Levati dalle palle. Aha. Grande anima mia. No, ce ne sarà un altro. E quanti ne hanno messi? Saetta. Questo è un miracolo. Mi sembra un arco. Magari è collegato a Gwyn, che lui usava le lance del sole, anzi del contro i draghi. Ah, sembrava... c'era un episodio dei Simpson dove iniziava che c'era Homer che entrava in più porte, attraversava più porte per arrivare al divano. Beh, io mi sa che concluderei qua, volevo solo... magari saliamo qua sopra, mi metto solo l'altro scudo, che questo non è male, però... l'hanno depotenziato troppo per i miei gusti. Ah, di là si esce. Qui puzza di zona finale questa. Ma questo è Gwyn. Aspetta un attimo. È lui. Mi dovrò buttare dall'alto. E lì quello sarà tipo la lancia del sole o qualcosa. Un miracolo comunque. O magari c'è la sua veste. Allora, mi sa che... ah, ho raggiunto la chiesa. Vediamo un attimo cosa mi aspetta nel prossimo video. Lì c'è un cavaliere. Se da solo lo posso anche affrontare. Lì c'è la chiesa e probabilmente lì c'è il boss finale. Adesso il drago è strano che non mi abbia lasciato anime. Ci sto ancora pensando perché secondo me sbuccherà poi più in là. Allora, io mi fermo qui. Vi ringrazio a tutti per aver seguito questo episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, lasciate pure un commento, iscrivetevi alla pagina Facebook e vi do appuntamento con il prossimo video del DLC di Dark Souls 3. Alla prossima, ciao a tutti!